bentornati al Gormiti Show! Johnny, cosa stai facendo? È iniziata la puntata! Johnny? Mamma, stai giocando con Piron! Giada, sto chiacchierando con Piron! È davvero bellissimo! Ci stiamo raccontando un sacco di cose, mi sta raccontando tutte le sue battaglie! Non sai ruggire tu? Prova! Da troppo. Tra l'altro, Giada, lo sai che Piron è la mia hyperbeast preferita, no? Perché lo so, lo fa so. Parte del popolo del fuoco, ovvero del magma. Ti ricordi l'evoluzione? Ma io invece preferisco Gorok, sai perché? Perché sì, fa parte del popolo di Lord Titan. E lo so, lo so, lo so. E Giada, però, secondo me, guarda, tutte le hyperbeast sono fortissime. Ah, beh, ma quello è sicuro, tutte. È sicuro, anche se Piron. Facciamo una cosa, Giada. Visto che siamo in tema hyperbeast, sì, ti va di rivedere la loro evoluzione, il loro cambiamento da Mecha ad Alpha? Ma è una bellissima idea, andiamo dai, subito andiamo, a vederlo. Aspetta, aspetta. Già, hai visto Piron quanto è diventato forte? È diventato fortissimo. Ah, guardiamo le differenze tra Piron e Alpha Piron. Intanto guarda, i colori sono cambiati. Ricordano molto di più i vulcani. Esatto, perché adesso lui fa parte del popolo del magma, quindi colori più vulcanici. Scotta tantissimo. Scotta. Ma sto scherzando, Giada, non scotta. Però è popolo del magma, lo sai che è rovente, no? Sì. E guarda come è diventato veloce. Senti? Ruggisce. Mi piace un sacco questo ruggito. Ma lo sai che anche Gorok si è trasformato, certo, è diventato ancora più forte. Sì, è vero. È vero. Prima di tutto è diventato più muscoloso. È vero. E il suo braccio è diventato di cristallo. Wow. Hai visto? Guarda come è ricoperto di cristallo. Wow, bellissimo. Sì. E guarda un po'. Anche lui. Ah sì? Allora preparati al combattimento. Wow, chi ruggisce di più? Ah, la gara è chi ruggisce di più. Ok, Giada. Giada, a proposito, devo dirti una cosa. C'è una piccolissima sorpresa. Che cosa? Diventiamo degli arbitri, ti ricordi che te lo dicevo prima? Johnny, ma noi non giochiamo a calcio. Ma no, Giada, non c'entra niente il calcio. Senti, vieni con me, dai. Vieni, okay. Vieni. E tu vieni. Va bene, andiamo. Andiamo. Ok, bene, sono tutti e due okay, super pronti, allora okay, si può iniziare. Voi sapete sfida. Come funziona la sfida con i collezionabili, come facciamo io e Giada? Sì! Come funziona? Raccontateci, diteci un po'. Voi aprite le bustine e poi okay, vedete i numeri. Sì. Che c'è sulla carta? Il punteggio dei numeri. Ok, e quello più alto? Sì, quello più alto. Allora... vince. Vince. Voi avete le bustine? Giusto. Ce le avete lì? Sì. Fatecele vedere. Bella. Oh, che bello. Ok. Perfetto. Ottimo. Allora, io direi al mio tre, apriamo le bustine allora, insieme. Bustine in mano. Prima bustine cosa. In mano. Fatecela vedere. Una. Una bustina. Solo una, prendete una. Ok. Prendete benissimo. Il bordo pronti a scartarla. Al tre. Uno. Si scarta. Due. Tre. Apriamo. Vai, la bustina. Aprite. Vediamo se trovate. Una alla volta. Inizia Matteo. Ci dice che hai trovato. Facendoci vedere il gormita. Lord Eklos. E sulla card che numero hai? Il numero 9. Ok. Il numero 9, ok. Vai Fabio, tocca a te. Che hai trovato? Facci un po' vedere. Mota! Chi? Mota, faccelo vedere. Oh. Oh! Allora, toglilo dalla plastica, Mota, che così ce l'hai in mano per bene, bravissimo. E poi ci dici che numero hai sulla card. 8! Ok, 9 più 8. Ok, diciamo che siete ancora... E siamo lì, dai, siamo lì. Non si riesce ancora a capire chi possa aver vinto. Matteo, sotto il piede c'è del un tuo... figlio. Del tuo gormita, chi hai? Che numero c'hai? 8. 9 più 8 quanto fa, lo sai? Contiamo insieme? 17. Ha già fatto i calcoli, bravissimo. Bravissimo. E invece tu, Fabio, che numero hai trovato? 2. 2? Ok, e quindi? Fa 10. E quindi chi ha vinto? Matteo. Matteo, facciamo... questa volta hai vinto. Bravo Matteo, hai vinto te. Però facciamo una cosa, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo. La rivincita, dai. Volete fare la rivincita? Facciamo la rivincita.
arrivi in città, così magari ne apriamo Fabio, un'altra. Fabio può recuperare. Vai, prendiamo un'altra bustina. Al mio tre, via, uno, due, tre, apriamola. Forza, aprite, 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 aprite. Dai, dai, Fabio, ha vinto Matteo, adesso devi vincere anche tu. Mi raccomando. Apri, apri. Vediamo Matteo che ha trovato. Koga. 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 Ma tutti forti, vedo già che sulla carta è il numero 7. Fabio, ok, è arrivato l'intervento della mamma o papà. Adesso scopriremo cosa hai trovato. Oh. Vediamo un po', piccolo Fabio, che hai trovato tu. Achilos. Achilos. E sulla card che numero hai? Il numero 7. Siamo pari. Giusto, Matteo, mi confermi che anche tu hai il numero 7? Sì. Okay. Oh. Oh. Fabio. Sotto al piedino. Che numero hai? 3. Ok, 7 okay. Più 3 sai quanto fa? 7 più 3 fa 11, no aspetta, 10. 10, giusto, ok. E tu sei a 10. Vediamo, Matteo. 2. Quindi, 7 più 2 fa? 9. Quindi chi ha vinto questa sfida? Fabio. Bravi! Siete pari! Siamo pari, io direi che questa sfida gormitica sì, è super pari. Gormitica e avete vinto. Allora, vi è piaciuta questa sfida? Siete i primi a farla? Siete i primissimi bambini che partecipano al Gormiti Show sfidandosi. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Facciamo un applauso. Allora, prima di salutarvi, quanto vi piace il Gormiti Show? Da uno tantissimo! A... Neanche da uno a una qualcosa. Ma lo seguite da tanto? Sì, sì. Okay. Ma avete per caso una puntata che vi piace di più delle altre? Avete mai visto una? Sì. Quella puntata tipo, vai Fabio, dici tu quale e poi lo chiediamo anche a Matteo. Quella in cui fate le palline. Quella in cui fate le palline da per il Natale. Sull'albero. L'albero. Sì, per il Natale. Le hai fatte? Sì. Oh, io ho fatto un po' di pasticci quel giorno, però. Lui fa sempre pasticci quando ci sono i lavori. Pochi, Giada, pochi. Invece tu, Matteo, hai la puntata preferita? Quando avete fatto vedere la mia bacheca gormitica. È vero, ti ricordi? Sì, fatto certo. Okay. Allora, bimbi, noi vi dobbiamo salutare. Vi ringraziamo tanto per essere stati con noi. Continuate a seguirci. Siamo stati felicissimi di avervi conosciuto. Adesso il rito è apriamo le braccia che ci abbracciamo. Aprite le braccia. Oh. Facciamo un gorma abbraccio. Un gorma abbraccio grande, per voi. Grande. Grazie, bambini. Un bacione. Continuate grazie. A mandarci i vostri disegni, le vostre foto, dediche, che noi leggiamo tutto quanto. Noi leggiamo tutto, Quando veniamo qui in studio leggiamo tutto. Vuoi dirci qualcosa, un'ultima cosa, che poi chiudiamo? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Va bene, allora ci facciamo un ciaone. Tantissimi baci. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao. 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 Giada, hai visto che sfida ultra alfa mega gormitica? Ma sono stati davvero bravissimi! Quindi, se volete partecipare anche voi al Gormiti Show virtualmente, bisogna fare solo una semplice cosa. Mandare una mail a ciao@gormitishow.com. Quindi, se volete ballare con noi, mostrarci la vostra collezione, o sfidarvi con i collezionabili, o altrimenti salutarci o chiacchierare con noi, basterà mandare questa email. Esatto, e ora Giada è arrivato un momento che mi piace tanto. Sì, è il nostro momento preferito, andiamo. Oh, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Iniziamo a leggere un pochino cosa ci avete scritto. Va bene, allora. Il primo è Emanuele. Vai. Emanuele ci scrive: guardo tutte le puntate che registrate, siete bravissimi, Lele. E c'ha disegnato Zephyr. No. Ah, ok, ha disegnato il bracciale degli elementi. Ma l'ha disegnato benissimo. Con i token e penso lui voglia evocare Zephyr. Eh sì, così. Perché l'ha anche scritto, hai visto? Ok, grazie. È stato bravissimo. Grazie Emanuele, anzi grazie Lele, grazie mille. Giacomo, il piccolo Giacomo ci scrive: ciao Gianni e Giada, sono Giacomo Pio, 4 anni e sono un grande fan dei gormiti. Seguo tutti i vostri video e mi diverto con papà a fare tante sfide gormitiche come fate voi. Il mio personaggio preferito è Lord Helios. Vi mando le foto della mia collezione e dei regali gormitici di Babbo Natale. Allora, prima di tutto, che bello che gioca insieme al papà i gormiti. Questa è una cosa bellissima, grazie, veramente bellissimo. E poi Babbo Natale ti ha portato un sacco di cose, un sacco di gormiti. Hai visto che ha tutti i magazine? È vero! Allo zainetto. E sta facendo anche la posa gormitica, sì. Se noti. Sei ben preparato. Grazie piccolo Jack, grazie mille.
Poi... poi c'è Leonardo. Sì. Leonardo ci scrive: carissimi Johnny e Giada, sono Leonardo, ho quasi 6 anni e sono un grande appassionato di gormiti. Voglio condividere questa mia passione inviandovi queste foto. Alcuni con tutti i gormiti che ho, altri con i miei gormiti preferiti. Tra questi anche Palladium, che okay. ho trovato sul divano questa mattina. Un regalo inaspettato. Un saluto a tutti, Leonardo. Palladium è apparso magicamente sul tuo divano. Che bello. Grazie Leo, bellissimo. Guarda quanti gormiti hai. Hai visto come li ha ordinati? Fantastico, precisamente. Fantastico, sembrano grazie. Una mega armata. Grazie, 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 grazie. Finiamo con Davide che ci manda una bellissima foto di tutti i suoi gormiti, la Torre degli Elementi, la Iskador, yeah. Lord Carrion. Wow, Davide, sei un super fan dei gormiti. Anche lui è una super armata, è pronto per sfidare Leonardo, secondo me. Giusto, allora, se volete anche voi mandare i vostri disegni, le vostre dediche, i vostri messaggi, lo potete fare a... dovete andare sul sito di gormitishow.com e lì ci sono tutte le indicazioni. Tutto quanto. Già, è finita la puntata, salutiamo i nostri amici e ricordiamo cosa devono fare. Dovete seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube per restare sempre aggiornati. Esatto, soprattutto iscrivetevi al canale perché, come dice Giada, rimanete sempre aggiornati, ok? Condividete il video e mettete tantissimi like! Un saluto da Johnny e Giada. Ciao, ciao! Ciao.